Salve ragazzi, oggi siamo qui con un video diverso dal solito. Siamo qui per parlare della storia di ogni videogiocatore. Almeno per quanto mi riguarda la mia esperienza e le mie opinioni. Diciamo che come molti di voi siamo nati con... siamo approdati sul mondo dei videogiochi quando eravamo molto piccoli. Con l'Amiga 1000, l'Amiga 500, il Commodore 64, poi più in avanti con il PC, con giochi del calibro di Shadow of the Beast, Pong, Robocod per chi non se lo ricorda, Test Drive, Lotus Sprint, Monkey Island, il primo Prince of Persia, Another World, Apidia, Barbarian, Bubble Bobble, il mitico Dizzy. Dizzy, ragazzi, era un gioco fantastico. Io da piccolo mi ci divertivo tantissimo. Indiana Jones, quello con la storia di Atlantide. Gods, per gli amanti del calcio, ragazzi, c'era il mitico Kick-Off, per chi se lo ricorda. I Lemmings, Wrath of the Demon. Una volta, la storia dei videogame girava intorno al player che ci giocava, ragazzi. C'era una storia fantastica, unica, inimitabile, oppure anche qualche modalità arcade davvero bella, ma che ci entusiasmava, ragazzi, che ci avvolgeva in quella storia, in quel contesto, e noi eravamo i protagonisti. Poi, più avanti, siamo cresciuti, computer sempre più potenti, e uscì anche una nuova console, la PlayStation. Io mi ricordo quando mi sono fatto la PlayStation, il primo gioco che mi fece era Destruction Derby. Da piccolo con mio padre mi ci divertivo da pazzi a spaccare quelle automobili, era bellissimo. Però la PlayStation uscì con giochi del calibro di Tomb Raider, che la storia sembrava infinita, sembrava non finire mai. Metal Gear Solid, ragazzi, Metal Gear Solid è uno dei giochi più belli, la saga più bella che io abbia mai fatto. Resident Evil, ragazzi, che secondo me, a mio parere, hanno fatto Resident Evil Director's Cut, il 2 e poi basta, perché gli altri non sono più Resident Evil. Già forse fino al 3, ma dal 4 in poi è diventato un action game, non è stato più un survival. Quindi si sono persi un po' per strada. E mi dispiace per questo. Poi ragazzi c'era Abe Oddworld, quello che faceva yo 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 yo, quello che andava in giro che manine, raga, che faceva follow me e poi scorreggiava, sorry. Non so se ve lo ricordate. Poi c'era Crash Bandicoot, Tenchu. Tenchu, come cazzo si chiama, non mi ricordo. Gran Turismo, ragazzi. I primi. Perché poi purtroppo si è andato a perdere per strada. V-Rally. Ragazzi, io spero che molti amici miei guardino questo video e si ricordino delle giornate intere passate a giocare a V-Rally e Gran Turismo. Poi uscirono anche i primi Tekken. Dino Crisis. Hercules era bellissimo, ragazzi. E poi c'era un gioco, uno dei picchiaduro preferiti da me e mio fratello, Bloody Roar, dove c'erano i personaggi che si potevano trasformare in degli animali. C'era quello che si trasformava in lupo, in leone, in uno scarabeo. Ma era bellissimo quel gioco, davvero divertente. E poi vabbè, ce n'erano anche molti altri che non sto qui a elencarvi perché anche perché non è che me li ricordo. Però il giocatore si immergeva in un mondo dove era lui il protagonista al centro di quel tutto. Poi la storia andava avanti, uscì la PlayStation 2, l'Xbox, poi la PlayStation 3, Xbox 360 e poi siamo arrivati ai giorni d'oggi. Io vi sto parlando di giochi del passato, non di quelli che sono usciti da poco, ragazzi. Poi siamo ai nostri giorni, nel 2014, che ci ritroviamo con PC potentissimi, veramente potenti, con la grafica che forse
pensare ai giochi del passato fa ridere perché aveva una grafica, cioè hanno una grafica in paragone allucinante, perché la tecnologia comunque è cresciuta, sono cresciuti anche i giocatori, sono cresciuti, quindi i videogiochi sono dovuti andare di fronte a delle esigenze diverse. Poi sono uscita anche questa console next gen, potenti, che purtroppo ci sfornano giochi poco entusiasmanti. Perché ragazzi, diciamocela tutta, i giochi che sono usciti fino ad oggi non è che ci hanno entusiasmato così tanto. Sì, è bello la grafica pazzesca e basta, però la storia scarna, cioè hanno una campagna veramente brutta, scarna, per non parlare di Rise. Perché Rise alla fine è bello. Però alla fine sti giochi sono pure privi di ore di gioco. Ormai, soprattutto negli ultimi tempi, stanno uscendo giochi dedicati soltanto al multiplayer, dimenticandosi di un fattore, a mio parere, importantissimo: le emozioni che ci può trasmettere un videogioco, sia nei ricordi che nel giocarlo. Emozionante, ragazzi, parlare, per quanto mi riguarda, la storia dei videogiochi. Anche se forse non avrò tutte le parole, cioè non mi verranno tutte le parole per descrivere quello che provo nel ricordare quando, che sono cresciuto con mio nonno che mi insegnava a giocare al computer, perché mio nonno, ragazzi, era una cosa allucinante. È lui che mi ha insegnato a giocare al PC, mi ha insegnato ad usare il PC. E io poi ho insegnato a mio padre. Però comunque, per tornare al discorso, il gioco deve trasmettere un'emozione forte, sia nel parlarne che nel giocarlo. E con questo non è che voglio dire che... No, anzi, aspettate. Cioè io con questo qui... Cioè, non è che voglio dire che da un po' di tempo a sta parte hanno fatto solo giochi di merda. Perché alcuni giochi come The Last of Us, Outlast, l'ultimo Tomb Raider, Rise, e pochi altri comunque, che adesso mi sfuggono i nomi, hanno lasciato un po' quella bellezza del single player. Soprattutto Outlast, ragazzi, un gioco più emozionante di quello non c'è. Non c'è, ragazzi. I giochi devono essere divertenti ed emozionanti da giocare, ragazzi, sennò diventa noioso. Hanno rovinato giochi del calibro di Need for Speed, Resident Evil. Resident Evil, ragazzi, era un gioco bellissimo. Io facevo le medie quando mi prestarono il primo Resident Evil, il Director's Cut. Oh, regà, io ero terrorizzato, ero. Cioè, era bellissimo. Poi, vabbè, più avanti, come vi ho detto prima, la storia si è rovinata. Poi, vabbè, sono usciti anche altri Metal Gear Solid, per esempio. Ma nessuno era bello come il primo. Nessuno. Anche perché hanno fatto uscire, mi pare che era il secondo, che non c'era Solid Snake, che sbucò fuori alla fine. Io mi sono ritrovato con un biondo mezzo frocio che faceva i caprioli per aria. Mortacci vostra. E comunque, a me sta cosa della campagna che dura poche ore mi fa proprio rodere il culo, anche perché io da poco sono venuto a sapere che anche Metal Gear Solid ha una campagna di pochissime ore. Adesso io spero che siano solo voci di corridoio infondate, ragazzi, perché sennò mi hanno smontato davvero un mito. Con questo, ragazzi, io volevo forse farvi capire l'importanza che le case produttrici di videogiochi devono tornare a far giochi dedicati anche al single player. Perché, ragazzi, non è che ci sono persone che vogliono soltanto prendere un joypad, una tastiera e un mouse in mano, mettersi su COD, su Battlefield, buttarsi nella mischia, papà, 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 ma ammazzarsi e basta. Ci sono persone che vogliono una trama, vogliono una storia, vogliono avere un'emozione.
mentre sono lì quelle poche ore a giocare. È questo che vogliono, quindi io mi rivolgo anche a voi, case produttrici di videogiochi, fateci un gioco degno del nome di videogioco, dedicato al single player e anche al multiplayer. Però ragazzi, non dimenticatevi, soprattutto case discografiche, sì, discografiche, bella per me, case produttrici di videogiochi, non dimenticatevi del single player, perché è una cosa importantissima. Che dire di altro, ragazzi? Forse mi sono dimenticato di dirvi un altro gioco della PlayStation 1, Crash Bandicoot, ragazzi, che forse rifaranno sul PlayStation 4. Io ne sono felicissimo, felicissimo. Non vedo l'ora che esca. Adesso ho paura che queste anche siano voci infondate, ma io spero di no. Spero davvero di no. Poi ho visto un trailer sul sito ufficiale della PlayStation di Shadow of the Beast su PlayStation 4. E lì, regà, e me so fatto un pippone, scusate, ma a Roma si dice così, me so fatto un pippone. Perché la colonna sonora non è uguale, ma è simile. Cioè, ricorda un po' il gioco con la quale sono cresciuto per la maggior parte del tempo, perché io giocavo tantissimo a Shadow of the Beast. Infatti, ragazzi, la mia sigla iniziale, se voi ci fate caso, è di Shadow of the Beast. Per i pochi che forse l'avranno riconosciuta, bene, se no ve l'ho detto io adesso. Io spero che le nuove console e le case produttrici di videogiochi, anche il PC, torni a fare quei giochi belli. Anche per esempio la saga di Monkey Island, ragazzi, era bellissima. Fino al 3. Poi si sono fermati, si sono persi per strada, LucasArts non si sa che cazzo ha combinato. Ma Monkey Island era un gioco pazzesco. Io mi ricordavo che a scuola, sempre alle medie, avevo un mio amico che ci giocava e noi stavamo là a darci consigli. Guarda, là devi fare quello, là devi fare quell'altro. Là, ancora non c'erano le videoguide su internet, le videoguide su YouTube, oppure cliccavi su Google, guida completa. No, ragazzi, non c'erano le guide complete. Giravano ancora i giornaletti con i trucchi scritti dei videogiochi. Forse sono un po' nostalgico di quei tempi, ragazzi, però lì il videogioco era tutta un'altra cosa. Purtroppo adesso questi non sono tanto videogiochi, sono più intrattenimenti con i social, cioè è diventato quasi tutto un social network, ragazzi. Quindi non voglio portarvi via altro tempo, ragazzi, anche perché ormai sono 13 minuti che parlo. Io spero che il concetto vi sia arrivato, spero che quello che pensavo e che volevo dire è arrivato alle vostre orecchie e ai vostri cuori soprattutto. Spero di aver solleticato un po' i vostri ricordi di quando eravate piccoli e giocavate con i vostri genitori, con i vostri amichetti. E poi vabbè, comunque, per non dimenticare, anche con i vostri amici, che non c'era solo il computer o le console, ma c'era anche il pallone, che purtroppo ragazzi odierni, ragazzi di oggi, bambini, non conoscono più. Io non vedo più bambini giocare per strada come facevamo noi, a calcio, a fasse una tedesca su un cancello. Quindi ragazzi, ragazzi piccoli anche, di 12, 13, 14 anni, non chiudetevi soltanto nei videogiochi, uscite, andate a giocare con i vostri amici. Io da piccolo mi facevo i chilometri in bicicletta a giocare a pallone. Io anche giocavo da solo in cortile a fare i passaggi col muro, i palleggi col muro, e mi divertivo. Adesso purtroppo vedo bambini viziati che crescono a 10 anni, 9 anni, che vogliono il cellulare, che vogliono il cellulare, l'iPod, l'iPad. Ma che cazzo ce devi fa? Io alle tattoo giocavo con i sordatini.
E detto questo, ragazzi, scusate il mio piccolo sfogo finale, ma purtroppo, forse, e dico purtroppo perché forse è questo il motivo, i videogiochi sono cambiati perché le generazioni sono cambiate. E spero tanto che qualche casa produttrice di videogiochi pensi anche a noi di vecchia generazione. E con questo, ragazzi, vi do un caldo abbraccio. Iscrivetevi al mio canale, ragazzi. Mettete un pollice verso l'alto e alla prossima. Bella!